Sì, devo dire che nel primo tempo un pochettino meglio loro, anche se poi anche noi abbiamo avuto quelle nostre due occasioni clamorose all'inizio, anche se forse le nostre più clamorose, loro sicuramente nel primo tempo non meglio di noi. Nella ripresa però noi siamo usciti in campo con una mentalità diversa, senza, diciamo così, senza aver timore di loro, e siamo riusciti a vincere questa partita, penso nel secondo tempo meritatamente, perché loro non hanno fatto un tiro in porta. Possiamo dire, questa è una doppia soddisfazione, che hai eguagliato con l'Antuono 10 anni fa, questa vittoria. Ma no, la soddisfazione è quella di avere un gruppo eccezionale, e la soddisfazione più grande è aver riportato 6.000, 7.000, non so quanti ce n'era oggi allo stadio. Io penso che un'emozione così grande neanche in Serie C l'ho vissuta, perché vedere lo stadio così pieno è stata per me una grossa soddisfazione, ma penso che la soddisfazione più grande sia quella dei giocatori, perché se c'era tutta questa gente allo stadio significa che questi ragazzi qualcosa di importante stanno facendo. Hanno ricreato l'entusiasmo. Sì, hanno ricreato entusiasmo, e soprattutto secondo me fanno vedere che ci tengono, indipendentemente da quello che è il risultato, fanno vedere che corrono, lottano, si impegnano, sudano la maglia, e questo penso che sia di buon auspicio per il futuro. Noi dobbiamo adesso rimanere coi piedi per terra, perché abbiamo battuto una grossa squadra, una squadra che nel primo tempo ci ha dato filo da torcere. E io mi auguro di rivedere questo stadio così pieno sempre da qui alla fine, perché gli irriducibili non ci lasciano mai, però vedere lo stadio così pieno penso che sia un'arma in più di questa squadra, perché oggi ci hanno veramente trascinato. Quindi un plauso va ai ragazzi e soprattutto a tutto l'ambiente che in questa settimana ci è stato molto vicino. Dobbiamo dire, sì, primo tempo molto ma molto bello, non siamo riusciti a concretizzare. Secondo tempo penso che sia stato anche lì nel secondo tempo una partita che poteva finire sul pari, non mi sembra tutta questa superiorità della San Benedettese, eccetto il grandissimo gol che ha fatto. Dove è mancata la sua squadra? Dove è mancata? Primo tempo, quando riesce a fare una prestazione così a tutto campo, non lasciando un'iniziativa alla San Benedettese, comandando il gioco su tutti i reparti, creando 3-4 occasioni, devi fare gol, manca il gol. In questo momento manca il gol, non riusciamo a concretizzare. Di qualità. Sì, delle volte puoi giocare anche senza punti e vincere la partita. Punti di qualità in questo momento sono in difficoltà realizzativa, e l'abbiamo vista anche oggi. Che vuol dire 7 punti, questo punto da fermo? Vuol dire 4, come domenica prima della partita, 4 punti, siamo sempre sotto e ci dobbiamo credere fino alla fine. Queste sono parole scontate, ma giocando con questo ritmo, a questo livello, secondo me adesso il calendario sulla carta dovrebbe essere leggermente più abbordabile. Dobbiamo crederci fino alla fine, perché abbiamo i mezzi per poterci risollevare, e sappiamo che ci sono 4 squadre molto 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 forti che lotteranno fino alla fine per vincere.